Grazie Presidente, gentili colleghi, le questioni pregiudiziali Scusi, può cambiare il microfono? Grazie. Grazie. Le questioni pregiudiziali presentate dai gruppi di opposizione ruotano attorno alla pretesa violazione dell'articolo 77 della Costituzione, con riferimento ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza. Ebbene, le argomentazioni portate a sostegno di tale tesi sono tuttavia sfornite di qualsiasi fondamento. Come indicato dalla giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, infatti, l'espressione contenuta nell'articolo 77 per indicare i presupposti alla cui ricorrenza è subordinato il potere del governo di emanare norme primarie comporta l'inevitabile conseguenza di dare alla disposizione un largo margine di elasticità, poiché la straordinarietà del caso, che impone la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, può essere dovuta a una pluralità di situazioni, eventi naturali, comportamenti umani e anche atti provvedimenti di poteri pubblici, in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri valevoli per ogni ipotesi. Occorre inoltre ricordare che la Consulta, con un orientamento costante, ha affermato che il proprio sindacato è circoscritto ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, e questa evidente mancanza va verificata attraverso una serie di elementi, che sono il preambolo del decreto-legge, la relazione illustrativa di accompagnamento del disegno di legge di conversione e il contesto normativo in cui va ad inserirsi. Nel caso specifico, i motivi di straordinaria necessità ed urgenza sono stati indicati in modo chiaro ed esplicito nel preambolo del decreto e consistono nella necessità di perfezionare e completare la nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche ambientali prima che la stessa acquisti efficacia e nella necessità che le modifiche apportate entrino in vigore prima che sia applicabile la disciplina dettata dal decreto legislativo 216 del 2017 e che tale termine sia coordinato con le esigenze di adeguamento degli uffici requirenti dal punto di vista strutturale e organizzativo. Ulteriori considerazioni sull'urgenza dell'intervento si rinvengono anche nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, ove viene fatto riferimento alla modifica della disciplina delle intercettazioni in funzione della necessaria tutela della riservatezza delle persone, apportando correttivi volti a eliminare effetti distorsivi, specialmente sul piano della tutela delle garanzie difensive e della funzionalità nello svolgersi delle indagini preliminari, che si potrebbero produrre con l'immediata ed integrale applicazione del citato decreto legislativo. L'ulteriore argomentazione contenuta nelle pregiudiziali, secondo la quale il rinvio del termine a partire dal quale la riforma delle intercettazioni troverà applicazione, dimostri in sé la mancanza del requisito dell'urgenza, è smentita da altre pronunce della Corte Costituzionale. Anche in una sentenza con relatore l'ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Nida, in cui si chiarisce che l'urgenza riguarda il provvedere anche quando occorra tempo per conseguire il risultato voluto. La stessa sentenza numero 16 del 2017 afferma: la straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito. Assolutamente da respingere perché è capziosa l'ipotesi contenuta nelle pregiudiziali che propone di mandare a scadenza il decreto legge in conversione e ripresentarlo secondo il sistema della reiterazione. La prassi della reiterazione è sempre stata condannata dalla dottrina e dopo una travagliata evoluzione della giurisprudenza costituzionale con sentenza 360 del 96 è stata fatta oggetto di un'esplicita dichiarazione di incostituzionalità. Il termine fissato per la provvisoria vigenza del decreto legge per la sua conversione costituisce un limite insuperabile e invalicabile che non può essere violato né indirettamente aggirato. L'articolo 77 vieta la reiterazione di decreti non convertiti, cioè la mera riproduzione del loro contenuto in successivi provvedimenti d'urgenza non sorretti da nuovi autonomi presupposti giustificativi, che però devono essere attinenti all'oggetto dello stesso decreto e non a motivazioni, seppur significative e gravi, estranee al contenuto del provvedimento.
Per le ragioni appena illustrate, non si ravvisa quindi alcun motivo che impedisca la prosecuzione e la positiva conclusione dell'esame del decreto legge in conversione, che anzi apporta un equilibrato e significativo bilanciamento tra diritti costituzionalmente garantiti e in particolare delle esigenze investigative, del diritto di difesa e del diritto alla riservatezza. Per tutti i motivi esposti, annuncio pertanto il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle alle questioni pregiudiziali in esame. Grazie. Grazie a lei.